Fabetes.it, The End of the Tour. James Ponsold dirige due strumenti musicali sopraffini che, dai quali esce una musica francamente celestiale. I due strumenti sono Jesse Eisenberg e Jason Siegel. Jesse è David Lipsky, questo giornalista in erba appena arrivato a Rolling Stone nella seconda metà degli anni 90, che vuole andare a intervistare David Foster Wallace dopo che Infinite Jest ha avuto un successo clamoroso. E David Foster Wallace è Jason Siegel. Allora, come comincia il film? Comincia con la morte, ai noi, di David Foster Wallace, come sapete, nel non troppo lontano 2008. A quel punto un Lipsky vecchio, o comunque più vecchio rispetto al primo incontro con il geniale scrittore nordamericano, che cosa fa? Fa subito Harrison Ford, va nei Predatori dell'Arca Perduta, recupera un oggetto che avevo anch'io quando facevo il giornalista da giovane, cioè un registratore con le musicassette. Pensate un po' dove è contenuta la voce di David Foster Wallace. Sì, perché nel lontano 1996, e parte un flashback, Jesse Eisenberg, David Lipsky, arriva in Illinois perché ha convinto il suo direttore di Rolling Stone a intervistare questo nuovo grande scrittore americano di nome David Foster Wallace. A quel punto Lipsky arriva in un Illinois quasi white trash, arriva in mezzo ai cagnoni sporchi di David Foster Wallace, arriva nella sua casa piena di merendine, piena di dolci, piena di, con un poster di Alanis Morissette, perché lui la ama tanto, arriva in questa vita di questo signore alto con la bandana, meravigliosamente interpretato da Jason Siegel, il quale entra nella grande tradizione dei comici che diventano grandi nel dramma, dal Totò di Uccellacci Uccellini di Pasolini, ovviamente al Jerry Lewis di Re per una notte, che è uno dei film di Scorsese che io amo di più, recentemente allo Steve Carell di Foxcatcher, ornitologo filatelico filantropo. Benissimo, Jason Siegel lo amiamo tutti, e guardate quanto è bravo nel darci un Wallace estremamente dolce. A quel punto cominciano 5 giorni di chiacchiera, di conversazioni. I due uomini si chiamano allo stesso modo, David e David, ma David Lipsky è uno scrittore frustrato, fallito, che sta diventando giornalista, vorrebbe spiare e vorrebbe capire Wallace in un momento in cui Wallace ce l'ha fatta. E Wallace ce l'ha fatta in quel momento, ma è diverso da Lipsky, perché vorrebbe far capire al suo nuovo, forse, amico che per lui a quel punto il discorso sarà: riuscirà a reggere lo stress, riuscirà a reggere la fama raggiunta dal suo capolavoro Infinite Jest, riuscirà a sopravvivere a se stesso, artista e analista dell'artista. Ma quante volte abbiamo visto questi confronti sempre molto interessanti? Recentemente Anton Corbin Life, bellissimo. Danny Stock, un fotografo più artista ovviamente di noi orribili giornalisti, che con il suo obiettivo cerca di catturare James Dean prima di esplodere. Pattinson, molto bravo, Danny Stock verso James Dean, Day in the Han, Anton Corbin Life. Me l'ha ricordato molto, perché qui ci sono due ragazzini della stessa generazione, di pochi anni più giovane Lipsky, che parlano di Alanis Morissette, vanno a vedere Broken Arrow di John Woo al cinema, piace tantissimo a Foster Wallace, recuperano il ricordo del primo grande Die Hard, che per noi in italiano è Trappola di Cristallo, e visto che ci ha lasciato Alan Rickman, anche David Foster Wallace avrebbe riconosciuto la grandezza di uno dei più grandi villain della storia del cinema, come Hans Gruber, interpretato da Alan Rickman. Questi due, voi direte, ma è un film dolcissimo? No, perché ci saranno anche tensioni latenti, l'incontro con due donne, peraltro due figlie d'arte, attrici, Mamie Gummer, fantastica, che mi piace tantissimo, che è la figlia di Meryl Streep, e la figlia di Sting, stupenda, la quale è una poetessa nel film, di nome Mickey Sumner. Forse i due David litigheranno, andranno nel Mall of America a Minneapolis, che è il più grande mall degli Stati Uniti d'America. David Foster Wallace vuole andare lì, c'è la statua in bronzo di Mary Tyler Moore, come a Filadelfia c'è la statua in bronzo di Rocky, e Wallace, più che essere stato dipendente dall'eroina e dall'alcol, come più volte ripete a Lipsky, è stato dipendente dalla TV. Infatti, quando è davanti, mi ha ricordato qualcuno, quando è davanti alle immagini in movimento si ferma, ed è, insomma, io sono un po' più giovane di lui, di pochi anni più giovane di lui, chiaramente noi siamo quella generazione cresciuta davanti appunto a quell'aggeggio che ci dava appunto tutti questi stimoli, e Wallace è interessante perché quando si mette lì
Andate a vedere questo film perché è delicatissimo, andate a vedere questo film perché è molto intelligente, andate a vedere questo film perché Eisenberg e Siegel sono super, andate a vedere questo film perché guardate quanto è bravo James Ponsoldt a sembrare di non fare un film sul nulla, a farci amare queste parole che a differenza di The Hateful Eight sono parole intelligenti, sono parole sensate che ci arrivano addosso. E ci accarezzano. Ma guardate anche come il lato oscuro di David Foster Wallace, il film è molto buono, eh? Lui aveva più tutti i neri della vita di Wallace anche dal punto di vista sessuale, il film non li affronta. Quindi è un Wallace dolcissimo e chi meglio di Jason Segel, che è l'uomo più dolce del mondo, no? L'uomo a cui tutti noi, anche uomini, vorremmo abbracciarci, il nostro buddy preferito, nonostante la dolcezza della prova di Siegel, comunque sottotraccia, mentre Lipsky è sempre più confuso dalla incertezza del grande artista che dovrebbe essere certo per lui del suo talento, del suo successo, del suo futuro. Invece, ma quanto è adorabile questo artista fragile, infinitamente dubbioso su tutto, a partire da se stesso. Il film è dolcissimo, il film è bellissimo. End of the Tour. David Foster Wallace e David Lipsky in 5 giorni insieme in un lontano e marginalissimo 1996 americano. Ciao, Battista.